visto bello determinato oggi. Vabbè, alla peggio ho dedede. Che? Alla peggio ho dedede. Vabbè, vediamo, d'accordo. Allora, allora Final Destination. Allora, questo matchup su Smash 4 era even, come insegna Fame d'Oro. In questo gioco li hanno buffato, quindi sarà tipo 60-40 di idee. Allora, io penso che l'abbiano scelta Battlefield sì, Omega. Sì, l'hanno scelta. Non so perché, perché fa tante quante Omega, perché li scegliete questa? È perché è bella. Comunque, i problemi di vicina in questo matchup sono soltanto quando è in aria sopra di idee e quando è al bordo. Sì. Perché allora, per il resto, neutral... cioè, Lucina veramente può palleggiare tutto il tempo. Sì, sì, veramente tutto il tempo. Comunque io lo dico da subito, per me questa partita è valida a prescindere, perché le Omega sono valide. Quindi vabbè, sì, ovvio. Anche se non se ne sono accorti, ora non voglio sentir dire ma non mi sono reso conto che non c'è la triplat. Dubito fortemente che succederà, quindi per me questa Battlefield Omega con è stata scelta tipo l'obiettivo è bannare tutti i triplat, perché non puoi saltare liberamente, quindi tipo, sono tipo un ostacolo. Anche se le piattaforme con due dedè. Anche se adesso può stare sotto la piattaforma e spammerà tilt. Perché è veramente sì, però è molto più probabile che DDD, specialmente contro Lucina, finisca lui in una situazione di palleggio piuttosto che Lucina. Comunque la percentuale di entrambi è altissima. Entrambi hanno ottimi pull per portare a casa la stock. Wow. E parlando seriamente, Fame d'Oro continua a fare il calendario proprio diretto. Penso che Lucina vinca il matchup di poco, comunque. Mm-hmm. Perché vabbè, X di spade. Vabbè, sto gioco un po' improntato verso le spade. Per cui, anche se è stato buffato, penso. Si sente il coso. Allora, vediamo, parte il 6B. Penso che comunque Lucina abbia il vantaggio. Comunque da sotto Lucina qua a fair e a tilt e Dedede non atterra più. Tranne che appunto come fai come Giulio che fa doppio salto a fair e perde tutte le opzioni per atterrare dopo. Ma questo è un'altra cosa. Che lo faccio spessissimo anch'io, però. Succede a tanti in realtà. Allora, vediamo un po'. Anch'io in realtà molte volte. Buono qua. Questo Perfect Shield che va a punire in down tilt addirittura. Triple non cifra. So se se Fame fai perdere si chiami. Cioè li fa volontari o sbaglio? O li fa per sbaglio? Perché pure abbiamo molto fake, gli usciamo tanti perri. Non lo so. Allora, fake penso che lo faccia volontariamente. No, contro fake. Ah, contro fake. Fame. Beh, se ne fa tanti a questo punto penso che semplicemente abbia trovato il modo di masterare la tecnica del Perfect Shield. Ma penso che se non punisce poi non punisce. No, punito, questa punisce spesso. Adesso ha punito con comunque, un down tilt. Ma comunque lui ha detto venerdì al giorno che giocava alti. Ah wow, allora non penso. Però venerdì 7. No, venerdì 6. Ah, venerdì wow. Questo. Ah, o ha imparato in fretta o lo fa a caso. Cioè ci sono le player che c'erano abitudine di droppare un shield a finite. Ah, ok. Quindi per loro è più semplice magari. Sì. Qua prova a rubare. Oh, no. Ha preso il suo stesso punto. Voleva prendere Lucina e portarsela giù. Sì, Lucina sì. Non aveva manco i salti. Sì, era giusto, tranquillamente poteva portare a casa la stock così. Comunque, l'ha già fatto con fake, tra l'altro. Sì, l'ha fatto prima con fake, l'ho visto. Quello però era una questione più difensiva, perché praticamente era indietro di percentuale. Quindi dice, tanto se mi porto dietro anche lui, io ne guadagno. Esatto. Comunque, una cosa di dire in questo gioco è che il Nair è kill confirm. È kill confirm. Cosa è kill confirm? Il nail landing. Ah, ok. E al low 1000% fa combo con up tilt e up air tranquillamente. Quindi questo è un piccolo buff che ha avuto da vedere. Ok. Comunque, questo matchup in particolare, secondo me, dovreste avere. Non dico troppo, un po' di esperienza di averla nel giocarlo. Perché non è. Non è facile intuitivo come sembra. È particolare comunque. Allora, Lucina in questo momento si ritrova con lo stesso numero di stock dell'avversario, ma parecchia percentuale in più. Ritira indietro il gordo con questo fail. Ecco, diciamo che Lucina un altro punto forte ce l'ha nel fatto che può ottimo. Essere ecco il gordo. Ed è 1-0 per Fame d'Oro ai danni di Gidanzi. Molto bravo Fame d'Oro. Ha fatto una cosa.
Dicevo, il lungo raggio della spada può essere molto fastidioso per i proiettili, perché magari con gli altri personaggi... Anche se adesso Dedede può lanciarti il gordo, tu lo respingi, lo ingoia e te lo risputa. Esatto. E ti toglie tipo 3/4 di shield. Sì. E fa, e uccide anche, perché fa un sacco di male, è allucinante. Ok, penso che cambino stage con un off. No, più che cambiare stage, forse in Giulio. Smash. Dato che... Shake Dedede comunque le stesse cose positive di prima le ha anche adesso, io forse mi giuro giocare comunque Shake. Vediamo, con te l'ha provata, ti sei sentito più in difficoltà contro Lucina o contro Shake? Nessuna delle sue. Contro più che altro, contro Lucina più che altro penso abbia sbagliato stage, perché giocare eroe Lucina su Battlefield penso che a Roy piaccia abbastanza, per cui comunque con Sheik secondo me va meglio. Perché si vede che con Lucina ancora non ha tanta esperienza. Per esempio prima nei doppi o anche adesso ha l'habit di fare sempre 6 di su scudo pensando che sia safe, non lo è. Certo. Per dire. Oppure vabbè. Allora, il 6B diciamo che è una mossa che all'apparenza sembra molto forte, io me ne sono reso conto quando ho giocato. Poi piano piano sono andato a usarla sempre meno, perché mi sono reso conto che ha dei limiti comunque enormi. Non solo limiti. Molte volte, dato che c'è anche Lucina, succede che il 6B non connetta tutto. Ma molto molto spesso. Non so perché. Perché poi passo da Roy, che ha 70 uccide al volto col 6B, a Lucina che vabbè non può connettere. Vediamo, side backhand, scusate che non, se, non va a segno, un buono il gordo. Un altro gordo. Può provare back throw? No, non funziona nonostante il 150%, no. Ma il gordo sì, funziona e anche alla grande, quindi in questo momento vantaggio, ma poi l'F smash di Danzi rimette tutto a posto, si gioca a 2 stock, signori. Ok, c'è lo scudo questa volta. Il neutral B può essere neutralizzato da un fail di Lucina. Arriva prima la spada dell'ingoio praticamente. Già. Qua, ok. Fammi cerca di spaziare con il Nair, però deve essere molto attento. Perché la tilt di Lucina a terra, colpisce anche dietro nella parte finale. Per cui fare Nair a tilt il landing con Dedede potrebbe non essere safe anche in crossato. Ok, 89 a 23% praticamente. E punto 9. La vedo. Una cosa con Dedede che è forte contro Lucina è sticcare il gordo al bordo. Sì. Cioè che praticamente con una certa traiettoria il gordo si incassa nel bordo. E Lucina se fa qui rimbalza perché non può appendersi. E Dedede fa F-Smash gratis, letteralmente gratis, però su Smash 4 c'è tipo una percentuale che... Attenzione, perché va, tanto parlando di F-Smash, lo scudo di Danzi non esiste più praticamente. Molto attento, ma comunque in questo momento Danzi sta avendo una sorta di piccolo dominio. Sta cercando anche comunque di rendergli la vita difficile a bordo. Buono la tilt di Fame d'Oro, prova a connettere con una... Bravi, l'ha gimpato? Sì, l'ha gimpato. Sì, l'ha gimpato! E passa in vantaggio e si mette anche in posa il signor Fame d'Oro, che ci tiene davvero questo a un buon risultato. Sì, cioè conta che gli ho detto guarda sei già a premi, ha fatto una faccia proprio di estasi totale, sorpresa, felicità. Povero Fame d'Oro se lo merita. Sì, assolutamente. Dopo lo Smash 4 giocare un personaggio veramente aiuto. Si è preso non poche rivincite. Intanto un saluto a Ciro Meikyu. Ciao. Ok, vabbè. Streamer di League of Legends mi pare. Vorrei sbagliarmi. Però penso sia. Anche perché QQ sembra duo Q. Vabbè. Quello che è. Allora, andiamo un po' a vedere. Poi dici come si pronuncia in caso. Prova il Down Smash. Non va. Siamo 48-68, buono l'aptilt a tenere in alto Lucina. Il gordo va a sbattere ancora sullo scudo e poi Danzi si mette in buona posizione. Questo match up, ecco, questo è lo stick. Esatto, sì. Se rimane lì, non rimane tanto per tanto tempo. Però. Oddio! No! Ma davvero! Eh.
non è vera questa cosa. Prende la stock di up B appoggiandosi questo lievemente sul pavimento. Questo matchup invece lo diversamente, perché su Smash 4 usavi lo scudo, scudavi i gordi, correvi e lui non poteva fare nulla. Adesso deve muoversi, deve essere attivo da sé. Allucinante. Questo è il problema. Vabbè, Cartina, diciamo la verità, la B era uguale anche prima, quindi rompe gli scudi e uccide, ma anche prima era anche così. Anche prima era così, infatti. Era lo è praticamente lo stesso B di prima, magari ecco, contestualizzato con le meccaniche di Ultimate ha un altro impatto, però rimane quello, quella la mossa rimane quella. Poi servito fino a fine. Dice basta usare counter, ho capito, sì. Però figlio mio non ci pensa, diciamo che il counter non è proprio la più intuitiva delle opzioni, moltissimo high risk, anche se il reward è relativo a poi quanto è forte il corpo, però sì, avrebbe dovuto comunque fare il counter. Poi non capisco perché non ha, contro di me ha switchato, contro Famidoro non sta switchando. Allora non so, sinceramente. Allora io penso che in realtà ci sia una logica dietro a questa cosa. Qual è il punto debole di Sheik all'interno di questo gioco? Sicuramente il fatto che trovi veramente difficile uccidere. Sì. Okay. Con un personaggio pesante come DDD viene ancora più difficile, ma specialmente quando hai un proiettile potente come il gordo in questo gioco, perché sì, è molto più forte. Il fatto è che prima Sheik vinceva il matchup. Sì. I problemi che Sheik aveva era appunto non uccidere. Sì. Però le forze che aveva erano la frendata, le combo, la presenza on stage, i needle, la recovery, quasi allora, tutto. Quelle cose non sono state cambiate. La frendata di Sheik rimane molto rotta. Aia, arriva il primo down smash. Per cui la motivazione per usare Sheik ancora c'è, oddio. No, sicuramente c'è una motivazione per usare Sheik, oddio, però bravissimi. Intanto bello il back air, non c'è il tech da parte di Famedoro, ora c'è da capire quali sono gli untechable e quali no. Praticamente a seconda di quanto è forte, esatto, il colpo dovrebbe essere, però a qual è il limite di forza? Io non lo so ora. Allora, il punto comunque volevo dire perché Sheik, perché ti dico che non ha preso Sheik secondo me? Semplicemente qual è un altro punto debole tra tante virgolette di Sheik? Il fatto che devi usare veramente tanto il cervello e che a 10 neutral vinti 2 di DDD portano lo stesso danno. Cioè è quello il problema vero e proprio, che con DDD non sai, cioè con un personaggio pesante sì, ma e con tanto kill potential non sai mai effettivamente cosa aspettarti. E non penso che Danzi in questo momento si ritenga lui stesso in grado di gestire così tanti neutral di fila. Questo penso che sia l'unico motivo. Ci può stare. Comunque Danzi deve assolutamente imparare a spaziare, perché farti uscire grappare i fili di cucina è una cosa veramente difficile. Però Danzi ci sta riuscendo. Prima quello che fai è avvicinarti con i fair, perché tanto sei impunibile, quindi puoi avvicinare quanto ti pare. Aia, qui hai evitato un gordo veramente all'ultimo. E quindi fare shield preso. Con Lucina comunque devi tenere un certo spazio. Sì. E anzi molte volte sbagli, sia prendendo questa habit, diciamo, da shield main. Comunque un saluto a Vice. Ciao Vice. Vice SSB. Vice. Questo. Oddio, V1 c'è. È italiano. Aia, non ne sono sicuro. Però ciao, si capisce, internazionale, dai. Volevo dire una cosa, se vai su bro. Oh mio Dio! Doppio. Hai visto questo? Sì, doppio. Mi sto chiedendo se è il Vice Brawl che minava Snake e Meta Knight su. Puoi chiederglielo. Chiediglielo in inglese in caso. Snake and Meta. Ok, he wants to know if you're the same Vice who mains Snake and Meta Knight in Brawl, if you play Brawl, of course. And if you're English, I'm not sure if you're English or you understand English, but ok, era facile, non era facile, vabbè. Si può fare, penso abbia capito. Answer us, please. Comunque questa cosa ha super armor da rilascio, la dumb di DDD adesso ha armor da rilascio. Ah, è interessante. Comunque la stock last hit, vediamo se. Oh, bravo. Me l'aspettavo. Ah, adesso Danzi deve clacciarla. Attenzione al neutral air, bello la pet da parte di Danzi che lo tiene in aria. Vuole tenere aperto il match, ovviamente. Prova il down tilt nel frattempo Famedoro. Ancora. Bravissimo, bel salto. Adesso è un casino. La backstory di Dede forse uscita al bordo.
Oddio, perché a vuoto? Oh mamma mia, che ansia. Ok. Salto, salto. Attenzione alla bear. Bravissimo. Ed ecco qui il down tilt 3-0 secco di Fame d'Oro, che in questo gioco si sta prendendo qualche rivincita in più. Sta andando molto bene. Perché ha passato. Allora, io di Fame d'Oro apprezzo una cosa, veramente tanto onore ad un giocatore